Salve a tutti. Un attimo che partiamo per le slide, sala lunis. Metto l'acqua direttamente. Grazie. Che gelate. Allora, lo smaltimento dei rifiuti tossici in Campania si può tradurre in quattro fasi. Allora, fase 1, vabbè, comunque sono cose che già per la maggior parte conosciamo, però è giusto ribadirli. Allora, l'Ecomanca, che è un'organizzazione che arreca un danno all'ambiente, secondo Legambiente fattura qualcosa come 23 miliardi di euro all'anno, quindi con una massa del genere di soldi, mi sembra un po' difficile controbatterli, anche perché qui si comprano tutti. E si è notato che il traffico è cominciato a partire dal 1982, vai avanti. Questa è la situazione in Campania, che sono un po', questi sono dati ufficiali, 2008, ARPAC e Usenemi, questi sono dati che vengono dal lavoro fatto di Giampiero Angeli, di cui mi sono appropriato, diciamo, però l'ho citato, autore del libro Veleni nella terra della Comuna, che vi invito a leggere. E come potete vedere sono tutte discariche rilevate, queste sono discariche di rifiuti tossici nocivi, e pare che il numero si gira intorno a 2000 discariche dove c'è presenza di rifiuti tossici della peggior specie. E le macchiette rosse sono qui tutti i siti in eccedenza, probabilmente sono sottostimati. Vai avanti. Allora, questa situazione dal 1981 ha provocato delle zone, cito per l'acqua patante, quella c'è una zona per l'abicidio dove praticamente la diossina rilevata è 100.000 volte quella ammessa di legge, che è un numero impressionante. Vai avanti. Per dare un'idea della portata del fenomeno, nel famoso triangolo sono state trovate sostanze come ori minerali, piombo, scorie saline, spumature di alluminio, pompe di battimento di fumi degli altoforni, il tutto comunque veniva ovviamente sversato in quella zona. Da notare oli minerali e spumature di alluminio, perché? Perché questa cosa poi dopo la riprenderemo dopo. Vai avanti. Allora, per oli minerali, qui abbiamo notato in Campania c'è una fortissima presenza, prima l'ho sentito nominare dall'amico di Pianura, dei PCB. Cosa sono i PCB? Sono dei policlorobifenili, che ha un'ampia gamma di applicazioni, sono fluidi dielettrici usati per condensatori e trasformatori, fluidi per scambio termico, fluidi per circuiti idraulici, lubrificanti di genere, olio d'olio, additivi, vernici, pesticidi, carte copiative, adesivi, cioè praticamente tutto. Questi PCB, se vai avanti, è un brevetto della Monsanto. L'uso dei PCB è andato declinando degli anni 70 a causa dell'allarme ambientale sotto appunto, diciamo, da questa problematica. La tossicità dei diversi PCB varia molto dal composto, però da notare che la semplice combustione produce la famosa diossina, la tetrocloro di benzo diossina, che è una delle più tossiche. Vai avanti. Infatti, come dicevo, è il brevetto della Monsanto. La Monsanto poi era quella che deteneva il brevetto dell'agente Orange, quella che aveva citato prima Paolo per l'incidente ICMESA, che praticamente che ci fu al Siveso. Quindi credo che il problema alla fine siano proprio queste multinazionali, perché alla fine riescono a controllare tutto il sistema e fanno sì che prendono, che l'ambiente venga deturpato. Ma è una sola nota per la dottoressa Coccia. I PCB sono direttamente responsabili in termini sanitari specificamente sul piano della riproduzione di quella specifica malattia ormai direttamente riconosciuta come causata da PCB e che noi nelle nostre analisi individuali troviamo in eccesso in tutte le donne, che si chiama, allora, i PCB sono direttamente responsabili dell'endometriosi, di cui specificamente in Campania, avendo Vassallo confessato che ci ha spalmato tutti i PCB d'Italia, in Campania, come potete chiedere in giro, siamo pieni di endometriosi. Quanto con esattezza? E quindi stabilire quanto con esattezza per azioni, di questo non siamo in grado, né riusciamo ancora ad imporre alle istituzioni un registro di patologia, perché siamo consapevoli che le nostre donne, soprattutto le più giovani in età fertili, stanno subendo questo rischio a seguito della dimostrato sversamento di non meno di 53.000 tonnellate di PCB nel solo processo Carosello.
noi non siamo in grado di potervi dire come medici quanto e quante donne soffrono di endometriosi e quanta endometriosi, che è nota essere correlata direttamente al PCB, c'è in Campania. Eppure in Campania abbiamo i migliori endocrinologi d'Europa. Infatti lo stavo dicendo, mi hai anticipato, e questi PCB sembrano veramente il problema numero uno in Campania, perché sono stati versati come concime nei terreni, come riportano l'articolo, e parecchi di voi non sanno, se vai avanti, sono stati addirittura miscelati con gasolio. Quindi ci sono parecchie ditte che hanno mischiato questi PCB con gasolio, e è uno dei problemi che abbiamo in Porto di Napoli, per esempio. Noi abbiamo l'elettrificazione della banchina. Abbiamo saputo che la ditta che forniva di gasolio le navi era mischiata con i PCB, anche perché le navi hanno dei pistoni enormi, tant'è vero che vanno a combustibile BTZ, e BTZ è un combustibile simile all'asfalto, quindi bruciare i PCB è la cosa più peggiore, è come bruciare gasolio, non hanno nessun tipo di problema. Il problema è che le navi, per avere quel minimo di servizi, partono con i motori a minimo, però un motore a minimo di una nave praticamente è un inceneritore a cielo aperto, perché non ha problemi di PM10. Quindi abbiamo chiesto al sindaco di Napoli di elettrificare almeno la banchina per evitare questi motori, almeno con il PM10, con la speranza che non ci sia miscelato il gasolio nel PCB o gasolio. Non c'è stata nessun tipo di risposta. Vai avanti. Allora, questa è la prima fase, quindi praticamente c'è stato questo versamento attraverso la camorra, ha utilizzato la camorra, la draga della mafia, ha utilizzato il territorio per farne praticamente uno scempio. Nella fase 2 notiamo che poi c'è stato un accordo a più livelli, cioè la camorra, lo Stato, la massoneria si sono incontrati con l'avallo dei servizi segreti. I servizi segreti ce li troviamo spesso in queste battaglie, non si capisce perché. Comunque c'è il famoso invito ad Aria degli Urti, c'è un famoso filmato di Canapini, assessore all'ambiente all'epoca, che quando poi ci fu rilevato sul problema serre, si è trovato il capo dei servizi segreti e ha fatto il nome di Napolitano, praticamente, che ha detto che questa discarica non si arriva. Quindi il problema è abbastanza, credo che da qui si incomincia a capire un attimino il perché non riusciamo a risolvere questi problemi. Quindi c'è stato questo accordo, Stato, massoneria, i due servizi segreti, vai avanti, e qui ha portato alla fase 2. La fase 2 che significa? Si è cominciato a mischiare i rifiuti tossici con i rifiuti, quella famosa, cioè si è cominciato a mischiare. Cioè, sovrapporre, e questo ha dato lo scempio di 6 milioni di morti. Sovrapposizione di flussi, giustamente, e quindi abbiamo il problema delle convalle, quindi della discarica di setti, quindi se vai avanti, però nelle discariche ci sono parecchi tipi di inquinanti che abbiamo già, vai avanti, però come puoi vedere i semi di cobalto è stato praticamente questi pomodorini, quindi la Bonduelle se li viene a prendere, quindi li mangiate pure voi a nord. Insalate? No, sono pomodorini. E quindi praticamente questa è emblematica come figura, vai avanti. Queste sono le varie discariche, quella là di pianura, quindi ci sono, in questa fase 2 insomma, c'erano le discariche e c'era anche un po' di verde intorno, quindi se vai avanti si incominciano a vedere, questa comunque per quanto riguarda la discarica di pianura, 800.000 tonnellate di fanghi dell'acca di cencio, quindi l'industria che potete vedere che mischia con i rifiuti. Tutto autorizzato, è una cosa che volevo dirvi, è il tecnico del CNR, mi pare quando vedo, mi disse che praticamente fu autorizzato a fare la caratterizzazione di gas. Notarono che, cosa fu per pianura, una temperatura di 450 gradi a 20 metri di profondità e l'ossigeno 8, l'ossigeno dovrebbe essere 21 di norma. Quindi per esserci l'ossigeno 8 e la temperatura di 450 gradi a 20 metri di profondità vuol dire che c'è una reazione chimica in atto. Si stanno mischiando i prodotti e quindi è qualcosa che veramente non, neanche su Marte credo c'è una situazione del genere paragonabile. Vai avanti, queste sono, come vedete, questa seconda fase, le discariche sono circondate da campi coltivabili. Vai avanti, abbiamo la fase 3. Nella fase 3 c'è un tutto sviluppo. Qui abbiamo Chiaiano, la cupa dei cani. Vedete che le discariche cominciano ad andare laddove ci stanno i centri abitati,
cioè il posto peggiore che si possa fare la discarica è proprio vicino a questi centri densamente abitati. La cosa interessante per Chiano, vai avanti, è che c'è stato un fenomeno che abbiamo per la prima volta, uno dei loro fenomeni, il geyser di Pergolato. Allora, cosa vuol dire? Che il problema dove sta? Siccome sappiamo benissimo che i rifiuti tossici, anche se ci sono indagini in corso, io ci metto la firma che anche lì ci stanno. Il metano che si produce per compostaggio anaerobico, perché c'è presenza di umido, praticamente essendo un gas spinge verso l'alto, oltre che il pergolato, tutti i gas tossici che sono presenti nella discarica. Quindi abbiamo un fallout di ricaduta per tutta la popolazione, che praticamente abbiamo riscontrato parecchi casi di tumori anomali, sentendo un po' i comitati, che al polmone e alla cute, che sono tipici di un'esposizione al beriglio. Quindi presumiamo che lì ci sia un beriglio a USA in quella discarica. Fumano sigaretta e beriglio. Fumano sigaretta e beriglio, è probabile. Che dicono che fanno pure bene. Vai avanti. Nel 2007, nel workshop internazionale di cui praticamente si è organizzato da vari attori come climatologi, esperti e esperti di scienza ambientale, sanità pubblica e economisti, questo lavoro che potete trovare su OMS, è stato riscontrato che una discarica normale, vai avanti, praticamente si possono trovare sostanze chimiche, la discarica normale, non quelle che abbiamo noi, abbiamo le migliori discariche di rifiuti tossici. Si dice per rifiuti urbani. Per rifiuti urbani, già quella, ci sono parecchi agenti chimici cancerogeni per far sviluppare il cancro, quindi allergenici, teratogeni, vai avanti, quindi si possono, in particolare si è vista per le discariche normali che la sola inalazione di gas e particelle possono dare problemi, ingestione di cibo cresciuto nel giardino di casa contaminato, ingestione di acqua da pozzi, qua parliamo di tutto quello che può succedere per le discariche normali. Urbane. 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 Figuriamoci poi quelle delle nostre. Vai avanti. Per la discarica di Chiano l'abbiamo sottoposta all'amministrazione, prima è stata detta questa cosa, cioè il sindaco è tenuto in base all'articolo 13,2 della legge 23 del 78. Il sito può legittimamente ordinare, laddove esistano specifici pericoli, in questo caso la discarica di Chiano di Pianura, essendo poi non riusciamo a capire perché poi il sindaco non si fa paladino del, specialmente poi in campagna elettorale, no? Potrebbe pure fare in giovenza propria. Pure tu stai in campagna elettorale. Ci capito, però non la città, sono comitato di zero rifiuti industriali. Ma tu stai in campagna elettorale, sei candidato al Senato? Sono candidato al Senato. Allora diciamo, perché se non è corretto. Ah, vabbè, ok, sono candidato al Senato Movimento 5 Stelle, ah, no, però insomma, dai, non stai in questa veste. Non lo sto in questa veste, sono comitato di revisione. Però l'avevi attaccato comunque come io non ci genere. No, ma devi pure ragione, però poi devo dire finito. Sì, vabbè, l'avrei attaccato comunque non perché sto in campagna elettorale. Assolutamente, hai sempre. Questa è una cosa che ho scritto. Vai avanti. Abbiamo la fase 4, questa è molto interessante, questa è l'ultima fase, dove praticamente abbiamo notato, vai avanti, che di fatto stiamo istituzionalizzando lo smaltimento dei rifiuti tossici. Questa è Acerra, ok? Là abbiamo la zona Carabicino, però vicino alla zona Carabicino abbiamo l'incenitore, vicino all'incenitore c'è la Friel, che abbiamo riscontrato che la Friel brucia finti impianti, è un finto impianto biomassa, dovrebbe bruciare olio proveniente, ma abbiamo trovato piccini anche nella Friel, quindi bruciano. Abbiamo l'EGT che dovrebbe trattare i fanghi di Porto Marghera, non si capiscono perché non si tratta di Porto Marghera, i fanghi non si tratti a casa sua, no, vengono qui da noi e vengono... Vanno dove sono gli impianti e questo è solo uno, in Campania sono in costruzione tre, se poi quello vuoi sapere. Uno è questo, uno è a Pastorano e uno è a Torre del Greco, per un importo complessivo pari, questo è lo studio mio, per questo è compito degli igienisti, per un importo complessivo pari a circa 400.000 tonnellate l'anno di solo percolato, parallelamente agli impianti di compostaggio che invece devono essere 600.000. Allora la Campania si sta ponendo, per il momento che abbiamo fermati, ma se non affrontiamo il problema non li fermiamo, si sta ponendo come, avendo capito che abbiamo capito, il terminale legale del trattamento del percolato. Perché dicono questi impianti? In particolare Pastorano e anche Acerra, ma in particolare Pastorano, perché abbiamo una valanga di percolato a Ferrandelle. Ed è vero. Allora, per dire che dobbiamo trattare come è giusto, perché io ho tutte le mie discariche urbane che non sono più urbane,
perché se fossero state industriali fin dal primo momento, come era la Resit, avrebbero dovuto essere impianti molto ben diversi e quindi ben fatti, soprattutto per il trattamento del percolato. Poiché questo non c'è, abbiamo tutte le nostre discariche piene di percolato, per cui da un lato discende la necessità di fare impianti per il percolato, però anche gli impianti per il percolato che stiamo facendo sono sovradimensionati alle esigenze del percolato nostro, per cui ognuna di queste è posta in prossimità di uno svincolo autostradale, per cui senza sistemi, adesso legalmente importeremo il percolato nostro più il percolato degli altri, adesso legalmente, e ne faremo guadagno per chi fa questo, e noi continueremo a non poter finalmente fare un ciclo virtuoso dei rifiuti urbani. Ed è questo il motivo per cui io sono anni che dico che dobbiamo cominciare a parlare e parlare innanzitutto del problema dei rifiuti speciali industriali, perché ci hanno distrutto la corretta gestione, qualunque essa sia, di rifiuto urbano. Per il percolato, vorrei ricordarvi quell'indagine che fu scoprì che il percolato fu scaricato direttamente a mare, e quindi sappiamo benissimo che nei momenti in cui arriveranno questi rifiuti industriali da nord, lo smaltimento sarà quello là, come è fatto fino adesso, cioè a decapocchia, cioè, verrà tutto sversato nei terreni, nel mare, attraverso i reginanti. Vi faccio presente che quelle aziende che vedete lì sono 6 aziende per lo smaltimento di rifiuti speciali, di cui 4 sono riconducibili ai Pechini, quindi sappiamo benissimo come sbattiranno i rifiuti. Cioè, quindi è una zona industriale. Questo problema qui penso che comincerà, come giustamente ha detto Antonio, si comincerà a sparpagliare in campagna, ma già è cominciato. Probabilmente esporteremo questo modello anche nelle altre regioni. Vai avanti, sintesi della situazione ambientale e sanitaria. Allora, questi sono il caso del Servolturno, dove qui è l'unico sito che sono state fatte dei rilievi, e sono usciti proprio rilievi fatti dagli enti competenti, è uscito di tutto e di più. Vai avanti, quindi abbiamo cromo, manganese, cadmio, questa è la dimostrazione che ormai il terreno è completamente devastato. Vai avanti, qui abbiamo da notare che alcuni fuori tabella come il piombo, come anche la manganese e colui altri. Vai avanti, ok, vai ancora avanti, che non abbiamo tempo. Questa è una sezione ticchete che siamo riusciti ad avere, per darvi il quadro della situazione, sempre per quanto riguarda la zona di Castelfortuno, c'è stato un incremento delle sezioni ticchete del 0,48 del 60% nell'ultimo periodo. In un solo anno. Questa è la situazione a livello italiano, questi sono tutti i siti di interesse nazionale. Quindi, come vedete, credo che anche questa sia sottostimata. Qui abbiamo tutte quelle macchie in scuro, sono praticamente siti dove ci sono state, sono siti inquinati. Quindi, ma credo che anche questa sia sottostimata. No, l'hanno detto, è esplicitamente sottostimata, perché non ci sono i dati provenienti dal bacino idrografico del Sarno e dall'Italside, cioè tutta la zona di Bagnoli nel progetto Sentieri, che è messa all'interno del progetto Sentieri, non è stimata nel danno perché non è quantizzata, aggiungo, non a difesa dell'amministrazione, ma perché è un dato di fatto che insieme all'assessore Tommasilli, e qui io non sono in campagna elettorale, allora insieme all'assessore Tommasilli abbiamo fatto in 6 mesi l'osservatorio epidemiologico, che ha dimostrato questo sia per Pianura che per Chiaiano, dando un'evidenza epidemiologicamente accertata del danno nelle zone dove è concentrato l'80% del verde di Napoli, però al momento è bloccato perché il passaggio successivo, cioè il nesso di causalità, ma tu guarda sempre un po', e per fare il passaggio successivo abbiamo bisogno del tipo di tumore, perché non basta l'esenzione. L'ASL non lo dà. Allora in questo momento siamo bloccati perché l'ASL non sta dando che cosa? Il tipo di tumore. Concetto, se io so che a Chiaiano ci stanno più sarcomi, o ci stanno più, è importante, a Pianura, io volessi tanto sapere a Pianura in maniera certificata quanti linfomi teniamo, quanti sarcomi teniamo. Io ricordo che nel coso depositato al magistrato Buda, stiamo scolando. Allora, queste sono le aziende bufaline positive per diossina in provincia di Caserta, vedete quante ce ne sono.
Vai avanti, quindi possiamo dire che noi abbiamo un problema dovuto alla biomagnificenza. Essendo sopra la catena alimentare, tutte le quantità di inquinanti che sono presenti nel territorio ce le troviamo nel cibo e quindi ce le troviamo anche nel sangue. A questo vai avanti, questa è molto interessante, questo è sono le quantità di ossine tossiche equivalenti in tutta Europa. Io ho accavallato le analisi nostre, possiamo dire nostre, posso dire anche, possiamo dire anche le nostre. Allora dovete sapere che qui Acerra 2 e Cannavacciuolo 255 nanogrammi di diossina. È morto fulminato sto pastore, questo che poi sono analisi poi pagate da Mastella, tra l'altro, devo dire la verità, e 472 nanogrammi di polocrobifenili. Acerra Castelvolturno e Angeli, Acerra 6, mi sono permesso di mettere le mie, perché anche io mi sono fatto le analisi, anzi consiglio alla signora di Menafro, fatevi le analisi del sangue e del capello. È presto per loro. Allora, sarà presto, ma non ce la fa. Allora, fate le analisi a maestre, il maestro Hickma di... ok. 43 nanogrammi, queste sono le mie, le mie sono queste qua, 32 nanogrammi di diossina, 417 nanogrammi di PCB, mi sono beccato un linfoma di Hodgkin, ma così giusto perché... E quindi stiamo andando avanti. Nola in evidenza, 600 nanogrammi di PCB, 60 nanogrammi di diossina. Ovviamente linfoma di Hodgkin è uno di quei tumori marker tipici da PCB. A pianura quando ce ne sta? Non possiamo rispondere. Vai, allora, ovviamente il registro tumori con i dati che abbiamo si può fare in media, non si dica, perché con le scale di dimensione spedaliere, archivita l'autonomia citologica e patologica e cartella clinica, facendo un semplice controllo dei dati sovrapponendo, il registro tumori si potrebbe fare nel giro di pochissimi giorni, ovviamente, e costerebbe anche molto meno, non si capisce perché non si fa. Vai avanti. Qui si è un altro incremento dei tumori a rene, sempre in Campania, a pancreas 237%, 200%, giusto per farvi vedere come stiamo bene qui in salute dalle nostre parti. Vai avanti. Queste sono tutte le tabelle di tutti i metalli pesanti e le loro relative che sono tossicità, sia che sono cancerogeni e tossici anche specificati per l'alluminio per il sistema nervoso. Anche poi un'altra cosa, mi sono fatto anche l'analisi del capello, c'ho mercurio, plomo e alluminio. L'alluminio 17 volte il livello, diciamo, di legge. Quindi l'alluminio e i PCB sono, sembra che sia nell'album di tutta la... Sì, che da noi nella zona tua, Aceta Castelnuovo, è accettato che hanno sversato le fonderie. Ok, ma basta. Vai avanti, l'ultima cosa, vai ancora avanti. C'è la possibilità, parlo per i campani, c'è il centro di venire del Cardarelli che si è aperto. Chiunque può andare lì e cercare di fare, se non lo so, e proviamoci, cominciamo a prestare attenzione. Non è per quei veleni là. No, ma lo so, però potrebbero... Allora, voglio dire che ho un po' di speranza, ok, per chi ha problemi di metalli pesanti di PCB e quant'altro, abbiamo notato che io mi sto prendendo la clorella. Quindi la consiglio a tutti di comprarla, si trova in farmacia e in boisteria, costa 27 euro, 28 euro 100 capsule, vabbè. Ci sono vari sistemi come l'FDA e come altri chiamanti che possono, certo, è un messaggio di speranza, c'è la possibilità. Io ho notato un miglioramento prendendo la clorella e mangiando prodotti che non sono dalla campagna. Sono dimagrito, però si sono pure abbassati il falò, sento sempre allora. Allora, questo è il libro di Angeli, di cui consiglio di comprarlo perché dà una situazione, un quadro esatto della situazione in Campania. Vai avanti. Questa è la sola di Ocam, quindi se c'è l'inquinamento, perché ovviamente non, parecchi non so se lo conoscono, che a parità è un concetto che è vecchissimo, del 1400 credo, sì, questo XIII secolo, dove a parità di fattori di spiegazione è la più semplice da preferire, quindi inquinamento ambientale. Compromissione della catena mentale, danni alla salute umana. Questo ormai è acclamato. Penso che ho finito, l'ultima parola.
Volevo dire, con una situazione del genere è chiaro che noi l'unica speranza è cercare di fare quella massa critica, fare delle classi diciamo, nei confronti dello Stato, perché ormai solo attraverso le analisi della popolazione fatte queste, cercare di farle fare anche sul, pensando sempre all'istituzione, farle fare anche ai siti, per cercare di riuscire ad arrivare a quel famoso nesso di causa effetto, o almeno cercare di rompere un po' il sistema, perché altrimenti non si va avanti. La soluzione purtroppo è politica, perché con questi, con quello che sta girando, quello che abbiamo visto in questi anni d'otta, qui non se ne esce. Tecnicamente abbiamo le soluzioni, per esempio per Chiaiano si fu proposto anche la captazione dei gas, almeno di cercare di evitare che la popolazione potesse avere un beneficio. Lì mi sono trovato praticamente a non poter agire, quindi il problema è molto ampio, la quantità di soldi che girano sono molti, le istituzioni sono compromesse a più livelli, entrano pure anche le multinazionali, quindi non se ne esce, bisogna fare quadrato, cercare di andare avanti, cercare di essere uniti e avanti così. Io sono qui. Va bene, allora ringrazio Bartolomeo.